Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado. Oggi sono qui per scautare, o meglio, sono qui per ritirare i premi della lotteria del sesto anniversario. Ho già guardato sul gruppo Facebook del degrado quello che gli altri hanno. Intanto collezioniamo questi qua del login. Non ho trovato praticamente nulla, quindi sono un po', come dire, un po' perplessa, ma vabbè, andiamo. Sì, ho ancora gli SR di Pana, lasciateli stare. Non so decidermi, perché mi mancano tre carte e ne devo decidere due, quindi li lascio lì, tanto non scadono, quindi ok. Partiamo con il primo. Ok, 6 gemme. Dovrebbe essere l'ultimo. Oh, ogni volta c'è una roba qua. Dovrebbe essere l'ultimo premio, credo. O è solo una gemma? Boh, non lo so, vabbè, poco mi frega. Ok, è una gemma. Muoio. È una gemma, l'ultimo premio. Comunque, nel caso in cui non dovessi trovare nulla da poter utilizzare, che vuol dire o un SR più T o gli SR più ticket o in su, insomma, perché gli scouting ticket non li vado ad utilizzare. Ho in realtà una cosa da fare, anzi un paio di cose da fare. Quindi insomma questo video, wow, avrà un senso, forse. L'ultimo, emozionante, wow. Cioè praticamente ho trovato 3, 4, 10 gemme. Wow, che emozione. Cioè va bene, ok, va bene, però... Allora, dunque, andrò a fare gli scout gratuiti di oggi. Gli altri, i risultati degli altri scout, vabbè, se siete nel gruppo Facebook sapete che li stiamo postando tutti i giorni. Se invece non siete nel gruppo Facebook, magari entrateci, ecco. Se no li carico anche in realtà sul Twitter, quindi ok. Forza! Qui non c'è l'ultima war di Kotori, quindi che mi frega. Ok, la garantita. Gli altri giorni, in realtà ieri, non ho registrato, mi è andato molto meglio. Oh, potrebbe essere nuova, la Tropical di Onoka? Secondo me sì, è nuova. Sì, è nuova, ok, ma ok. Oh, va bene, andiamo di qua. Dunque, andiamo a fare il free scout nelle acqua. Qui dovrebbe esserci Mari Harvest, se non ricordo male. Vabbè, qualcosa un po' più interessante. 3SR, mi pare di aver visto. Cara, ce l'ho già. Evento. Se è evento, comunque ce l'ho già idolizzata, eccetera. Stadaia, tutta roba che ho già. Ma questa Daia è un evento anche lei? O è non lo so. Comunque, ok. Wow, va bene. Anche i bollini vanno bene. Adesso andrò a fare un'altra cosa un po' più interessante ancora. Questo è il ticket UR che si otteneva, ottiene dai goal per... oddio, non mi ricordo se era per la Play at Home campaign o per il pre-anniversary. Ho fatto talmente tante campagne insieme, che tanti goal assieme, che... ho perso il conto. Comunque, il ticket UR, voglio andare a controllare, esatto, qui la Mari non c'è neanche la Kotori, interessante di là, credo che lo andrò a utilizzare qui, sì, dai, andiamo. Qualcosa di nuovo, per favore. Non mi interessa, qualcosa di nuovo. Oh no! Oh no, 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 no! No! La posso idolizzare, veramente? Oh no, no. Sera, scusami. Veramente scusami. Oddio, davvero la posso idolizzare, Namaru?
Non ha fatto il suono del gnu. Mi ricordo che ho Daya sul JP, però aspettate. Eh sì, oh mamma, lo facciamo subito, raga. Così vi faccio vedere una volta ogni tanto vi faccio vedere un'idolizzazione di qualcosa. Allora, vediamo, vediamo. Dopo, anzi, idolizzo e poi vi dico. Allora, bellissimo questo anamaro, piango. Idolizzo con coppia che chi se ne frega. Che bella, è stupenda questa Anamaro, bellissima, bellissima, sono contenta di averla idolizzata. Comunque, al termine di questo evento qua che c'è in corso per l'anniversario, ovviamente farò un video scout. La mia idea sarebbe fare tutti i punti individuali, quindi riuscire a prendere tre ticket UR. Il ticket SSR e i due SR, e poi almeno uno di questi qua. Difficile perché 30 bacchette sono tantissime per riuscire a prenderli tutti e tre, però insomma ci proviamo e poi vedremo un po' i gol collettivi come andranno. Quindi sicuramente una volta che sarà finita sarà finito questo evento, vi farò il video dedicato anche a lui. So che questo non è stato un video molto divertente e interessante, mi aspettavo onestamente, una cosa diversa dalla lotteria, nel senso che pensavo che almeno i ticket SR potessero essere vinti da un po' più giocatori, cioè un po' con un po' più di facilità, invece così non è stato. Vabbè, comunque, io vi ringrazio per aver visto il video. Sto lavorando al video sul team building, non vi preoccupate, arriverà adesso non so quando. Anche perché se Dio vuole dovrei ricominciare pure a lavorare, e quindi il tempo si ridurrà ulteriormente, ma comunque ve l'ho promesso e quindi arriva, pazientate ma arriva. E io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere se non siete all'interno del gruppo Facebook cosa avete trovato da questi biglietti della lotteria, se voi è andata un po' meglio e boh, ok. Ci vediamo al prossimo, iscrivetevi al canale. Ciao, ciun ciun! Ciao a tutti! Vabbè, vi dico lo stesso, benvenuti e bentornati sul tubo del degrado perché ho deciso di unire il video scout che andrò a fare adesso con quello della lotteria. Allora, oggi sono qui per scoutare ovviamente per la nuova SR di Cotori. Allora, vi avevo detto inizialmente che avrei utilizzato ticket verdi o quei ticket lì da 3, ma dal momento che c'è la campagna per l'evento, dove è necessario utilizzare, cioè è necessario, sì, è necessario usare gemme per ottenere più punti individuali, ho deciso di andare appunto a utilizzare le gemme. Quindi, direi di partire con il primo cinquantino che aspettate, né? Sì, ok. Primo cinquantino, spero anche unico. Vabbè, andiamo. Ok, 3 SR. Ok, un Eumi. Ok, bollino. Guardate, ci manca solo che mi esca un UR. Veramente poi mi incavolo. No. Sarebbe veramente il colmo. Sì! Ok. Nico Crayon. Ma quanto è Crayon? Oh, bene, 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 bene. Benissimo. Non mi interessa trovare. Ah, Nico Crayon è nuova. Non mi interessa trovare la doppia copia. La idolizzerò sicuramente con i bollini. E niente, boh, ma a posto. Allora, visto che qualcuno me l'ha chiesto, andremo a idolizzare appunto Cottori e anche Umi, forse, boh, non lo so, aspettate un attimo che la guardo meglio, Umi.
Ma sì, è carina anche lei, quindi idolizziamo anche lei. Tanto se vedeste quanti bollini ho. Idolizziamo, così ci facciamo due gemme. Il resto niente. Ah, ok, Elira bollino. Non è da idolizzare, ok. Se mi vedete leggermente più euforica del solito, cioè vedete, sentite un po' più euforica del solito, perché ho appena bevuto il caffè, quindi probabilmente la caffeina. Vabbè. Alzo un pochino il volume del gioco e andiamo. Prima Umi. Sì, direi che di bollini ne ho. Che carina, becoming prettier, che carina. Mi sono contenta di aver trovato anche lei. E adesso andiamo a idolizzare lei, la mia bimba preziosa. Ah, ok, via. Ce la faccio, guardatela, è troppo carina, è bellissima. Ok, basta. Questo video è finito qui e niente, il video è terminato e niente, probabilmente il prossimo sarà quello sui risultati del prossimo video scout. Potrebbe essere quello dei risultati della lotteria o un altro video scout, dipende. Una volta finito il medley o una volta che sarà iniziato il prossimo evento, se metteranno degli altri box interessanti, cosa che io onestamente spero perché voglio prendere tutti i punti individuali dell'evento, quindi l'unico modo è usare gemme e se non mi mettono robe dove scoutare. Io, cioè, ok, sto tirando abbastanza sangue nell'evento. Domani parte il weekend di per 10, quindi tra le 80 e le 100 gemme dovrei riuscire a utilizzarle. Però comunque, cioè, vorrei scautare. Quindi, K-Lab, dacci qualcosa per cui. Oddio, in realtà è vero, potrebbe uscire il Set Fairy. Però c'è prima Dahlia, quindi non lo so. Comunque, quasi sicuramente il prossimo video sarà comunque un video scout. Il video sul team building può essere che arriverà prossimamente. Niente, vi ringrazio per aver visto questo video, anzi questi due video uniti insieme. E niente, noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!